Ciao, io sono Francesco, giardiniere, potatore certificato e creatore dell'area didattica. Allora, come state vedendo alle mie spalle, oggi andremo a commentare il video che è uscito in diretta martedì. Perché ho fatto questa cosa? Purtroppo non so come mai il video, cioè non si sentiva completamente niente, l'audio è andato in merda completa. Come mai ho deciso di fare una diretta senza preavviso, senza... Per il semplice motivo che non avevo nulla di registrato da proporvi il martedì e io il martedì vorrei sempre far uscire un video sul canale e quindi ho detto lo faccio in diretta, scusate la ripetizione, almeno poi il video comunque da YouTube viene salvato e avete qualcosa da guardare, quindi non era importante guardarlo in diretta, tanto non avrei letto i commenti, non era possibile, però... Ho detto almeno avete qualcosa, purtroppo in questo periodo ho un sacco di lavoro, devo potare un sacco di olivi e ho grandissime difficoltà a dedicare del tempo alla creazione di contenuti, lo devo già fare per l'area didattica, quindi insomma, tra l'altro poi vedrete anche Davide all'opera proprio nell'area didattica sullo stesso oliveto, su un'altra pianta che fa una potatura di produzione come ho fatto io in questo video. Allora, ho letto un po' di commenti, qualcheduno, e la maggior parte di chi mi segue ha veramente ancora tanto tanto da imparare e la soluzione a tutti i vostri problemi, a tutti i problemi legati all'olivicoltura è nell'area didattica del mio sito. Lì riesco a rispondere praticamente, a parte il fatto che qua su YouTube i commenti non rispondo, rispondo nell'area didattica, quindi entrate nell'area didattica, abbonatevi al servizio, non c'è nulla di simile sul web, è l'unica soluzione valida per capire, per apprendere. Ovviamente per i corsi in campo e per la formazione, per diventare un potatore certificato o una figura comunque professionale, vi consiglio assolutamente i corsi in campo di Scuola Potatura Olivo, che comunque collaboriamo insieme, quindi ci aiutiamo a vicenda. Io per forza devo appoggiarmi a Scuola Potatura Olivo perché mi sono formato presso di loro e sono l'unica soluzione valida per questo percorso di potatore certificato o addirittura per diventare giudice o formatore. Non c'è anche in questo caso concorrenza, perché la Scuola Potatura Olivo è proprio il massimo, è l'unica riconosciuta poi per poter partecipare ai campionati, essere iscritti all'albo diciamo dei potatori e cose di questo tipo, non ci sono altri percorsi. Detto questo, andiamo al video. Il video, come abbiamo detto, non ha l'audio, quindi ora io lo guardo insieme a voi e lo andiamo a commentare. Allora, queste sono piante che io sto recuperando, non erano messe malissimo, il proprietario aveva lasciato andare un po' la parte alta della pianta che aveva preso il sopravvento sulla parte bassa, c'erano delle branche enormi, e questo è il motivo per il quale su molti tratti di ramo diciamo non sono presenti succhioni. Allora, ora vado al punto dove inizio un po' a potare, così poi commentiamo insieme. Allora, chiaramente nella potatura di produzione cosa bisogna fare? Bisogna andare a togliere innanzitutto i succhioni più vigorosi, solo i più vigorosi. Ora, come vedete, ho preso il segaccio e mi appresto a eliminare i tipici succhioni che crescono dove nascono diciamo le branche, alla base delle branche primarie, e poi mi muovo intorno alla pianta branca per branca e analizzo un po' la situazione e vado ad eliminare appunto ciò che tenta di ricreare praticamente delle strutture primarie, no? Dei rami vigorosi. Ora qui sono su una secondaria dove è nato un succhione evidentemente vigoroso che cerca di ricreare una branca, una nuova branca primaria, quindi va eliminato. Tra l'altro mi si è incastrato il seghetto, non so come abbia fatto, a volte capita di beccare i rametti dietro. Ora do un'occhiata diciamo alla parte alta e vediamo cosa vado a fare. Purtroppo avevo il sole negli occhi, quindi facevo anche un po' di fatica a vedere. Qui uguale c'era un succhione che andava su dritto ad insidiare la nostra cima, qualche altro succhione come vedete, qualche anche rametto che tende ad andare verso l'interno togliendo luce e comunque essendo in una posizione non utile in quanto la raccolta viene fatta verso l'esterno, quindi
Ah, tra l'altro in questo video sto utilizzando un nuovo seghetto che mi sono autocomprato, il Silky Forester da 3 metri, e devo dire che normalmente stavo utilizzando il Forestal da 4 metri e mezzo. Ho preso questo perché l'asta da 3 metri è veramente comoda, quando è tutta chiusa si riesce a fare veramente un lavoro molto agile, diciamo. Però devo essere sincero, l'asta, cioè il seghetto Forestal che costa molto meno, a prestazioni veramente molto molto simili a questo che è il top del top, che è il Silky Forester. Quindi ovviamente per un professionista, io stesso uso il Forestal comunque, però è ovvio che chi cerca il top del top, il Forester c'è poco da fare. Però il Forestal, cioè, praticamente se la gioca quasi ad armi pari, la sensazione di taglio è molto simile. Come vedete qui continuo col solito lavoro, molto semplicemente. Questa cima, allora, il fatto è questo, c'è una cima molto verticale e una branca secondaria che è un po' esterna. Io ho deciso di lasciare entrambe perché quella laterale non è ancora abbastanza grande ad essere una cima e quella verticale comunque è troppo verticale. Quindi io l'ho lasciata così che il prossimo anno probabilmente andrò ad eliminare la parte centrale per far praticamente per scegliere il percorso che tende un po' ad allargare la pianta in modo da appunto non avere quella cima così vigorosa. Qui vado a dare un occhio di nuovo alle secondarie, ci sarà probabilmente qualche succhione. Qui siamo sul dorso. La potatura di produzione è veramente semplice perché basta distinguere i rami vigorosi da quelli che non lo sono. Poi si potrebbe anche andare a parlare un po' di quella che è la potatura per eliminare le parti, diciamo, esauste, quelle che non producono più, e anche lì ho realizzato un piccolo video che vi metto nell'area didattica. Allora, qui anche continuiamo ad eliminare parti di ramo che vanno comunque verso l'interno della pianta, come vedete. Tanto appunto le parti interne non servono, bisogna lasciare giusto i piccoli succhioni sul dorso per preservare appunto il passaggio di linfa e quindi la vitalità della zona dorsale. Ora qui vedete che è molto fitta questa parte alta, quindi bisogna andare a togliere i succhioni che sono un po' cresciuti. Il fatto che anche su questi tronchi, su questa primaria, ci siano pochi succhioni è dovuto al fatto che è abbastanza verticale. Questo oliveto ha un sesto d'impianto un pochino stretto, non troppo stretto, però un pochino stretto, quindi le piante sono state costruite. Sono state fatte sviluppare abbastanza verticalmente per evitare che si scontrino una con l'altra. Comunque, questa cima non è male, dai. Ora passiamo all'ultima branca, credo. Succhione vigoroso, succhione vigoroso. Come detto, è veramente molto semplice. Dovete anche fare attenzione che non ci siano branche secondarie di diametro troppo ampio in alto. A volte io per non fare troppi tagli in un anno, rimando qualche taglio all'anno successivo, quindi devo sempre fare attenzione di non aver lasciato indietro qualcosa l'anno prima, se no devo intervenire. Comunque la cosa più importante è fare attenzione che le parti alte dell'olivo non prendano sopravvento su quelle basse, quindi tendenzialmente si va sempre a sfoltire un po' la parte alta in modo da avere un minor richiamo di linfa e dare la possibilità alle parti basse semplicemente di espandersi sempre più. Bene, direi che ho pressoché finito, credo. Forse ancora qualcosina su quella cima. Ora, francamente, non ricordo nemmeno cosa, ho fatto dopo una giornata di lavoro. Tra l'altro, ero anche abbastanza stanco perché erano già qualche ora che qualche decina di olivo potato. Bene, qua diciamo che secondo me ormai ci siamo. Forse ancora c'è qualcosina sul dorso, su una secondaria sto un po' lavorando. Purtroppo poi con queste riprese non è nemmeno facilissimo capire, abbiamo un po' improvvisato col cellulare, quindi si fa quel che si può, ragazzi, fino a che non pian piano però migliorerò anche queste cose qui. Datemi un po' di tempo e soprattutto abbonatevi al mio servizio così da avere sicuramente materiale migliore. Allora, qua stavo spiegando qualcosa, probabilmente spiegavo quel discorso
di prima. Ah, ok, vado a togliere praticamente i rami, quelli che sono interni di questa cima che è un po' troppo folta. La cima qui effettivamente era un po' troppo folta, quindi vado a togliere quelli che, le porzioni di ramo, anzi, c'è proprio una porzione che gira verso l'interno, quindi vado a fare un taglio di ritorno lasciando proprio la zona che punta verso l'esterno. Guardate, con un taglio praticamente ho risolto questa cima che era troppo piena verso l'interno. Bene, ragazzi, il video è finito. Sicuramente è un video dimostrativo, quindi utile e niente, vi aspetto ai prossimi video. Giovedì sera, come sempre, facciamo la live, a meno che non ci siano impegni particolari. Il martedì cercherò sempre di mettere un video sul canale, se ce la faccio anche nel weekend un video. Bene, cari amici, vi aspetto, ci vediamo ai prossimi video. Ciao!